accesa, senza banchi né quaderni, con i mezzi più moderni. La scuola accesa, la scuola accesa, e anche se siamo lontani, in realtà siamo vicini. La scuola accesa. Bambine e bambini, la scuola è super mega extra iper ultra stra accesa. E chi la spegne più? Non ce la fa nessuno. Non ci sono riusciti gli sporcelli, né il trattamento Ridarelli, neppure il mondo a testa in giù. E chi ci ferma più? Qui è il maestro Alessio che vi parla e sono super mega extra iper ultra stra felice di poter introdurre una nuova puntata del nostro imperdibile appuntamento. Si comincia con una nuova incredibile storia e davvero non ci siamo risparmiati, ma arriveremo. Sì, vi racconteremo oggi e nei prossimi giorni le avventure di una bimba, una simpaticissima ed irresistibile combina guai. Ma prima di entrare nel vivo, direi che è ora del nostro appello. Classe più grande di tutti i tempi, aguzzate l'udito e se mi sentite, alzate il dito. Allora, vediamo. C'è Lorenzo? Oh, tanti auguri Lorenzo, buon compleanno. Dal registro vedo che oggi è il tuo compleanno, sì. Auguri da parte di tutti i tuoi compagni di classe, e non sono pochi. Poi c'è Francesco, Gaetano, Valentina, beh, insomma, fantastico! Ci siamo tutti anche questa sera, per un totale di 84.521, una cifra davvero ragguardevole. Pensate, e pensate che ci seguono anche in Nuova Zelanda. E sapete come lo so? Perché un bimbo che vive a Wellington, la capitale della Nuova Zelanda appunto, anche lui chiuso in casa per via del tipaccio che ormai conosciamo tutti, il virus, no? Ecco, beh, quel bimbo lo ha detto dalla finestra ad un suo vicino di casa, che poi lo ha urlato a sua volta ad un altro vicino di casa, che poi lo ha riferito ad un altro, che poi ha passato parola al proprio vicino e avanti così, attraversando la Cina, l'Uzbekistan, il Congo, la Tunisia e chissà quali altri stati. Beh, quel che conta è che mi sono arrivati i saluti ed i complimenti di John dalla Nuova Zelanda. Altro che internet, altro che fibra super veloce, ragazzi, questa sì che è comunicazione. Beh, John, cari saluti a te e famiglia. Grazie per l'attestato di stima e naturalmente complimenti anche ai tuoi vicini per questa incredibile dimostrazione di collaborazione. Questa sì che è comunicazione 2.0. Bene, saluti e complimenti a parte, è proprio ora di cominciare e io non vedo l'ora di svelare il titolo. Ok, sono pronto, vado. Questa settimana ascolteremo Lotta combina guai, un bellissimo libro dell'autrice svedese Astrid Lindgren, peraltro famosissima per la celeberrima Pippi Calzelunghe. E siccome la signora Lindgren aveva una creatività senza confini, non solo ha inventato il personaggio di Pippi, ma ha avuto fantasia sufficiente anche per un altro incredibile personaggio, Lotta, appunto. E di lei narreremo le spassosissime vicende. Lotta è una bimba di 4 anni e poco più. Vive con il fratello Jonas, la sorella Mia Maria e due genitori molto pazienti. Orso, invece, è il nome del suo maiale di pezza da cui non si separa mai. E poi c'è la signora Berg, una vicina, molto gentile. Beh, aspettatevi idee balzane ed avventure folli. Lotta, non a caso, è una vera combina guai. E allora, possiamo dare il via alle splendide voci del maestro Federico e della maestra Letizia, ma non prima di essere veramente pronti. Quindi, pigiamini lucidi e brillanti come un paiolo appena sfregato, copertine in lana di alpaca pettinate e spazzolate, lucine da corridoio da far atterrare persino gli elicotteri dell'aeronautica. Maestra Letizia, maestro Federico, che racconto abbia inizio! I bambini di via dei combinaguai. Lotta è una poppante. Mio fratello si chiama Jonas e io Mia Maria. E la nostra sorellina si chiama Lotta e ha solo 4 anni e qualcosa. Il papà dice che prima in casa regnava la calma, ma da quando ci siamo noi bambini c'è sempre un gran baccano. Mio fratello è nato prima di me e secondo il papà quasi subito in casa si è cominciato a sentire fracasso. Appena Jonas è stato abbastanza grande da battere il sonaglino sul bordo del letto la domenica mattina, quando lui voleva dormire. E dopo ha continuato a fare sempre più rumore. Per questo il papà lo chiama fracassone. Me, invece, mi chiama fracassina. Però io almeno non faccio tutto il baccano che fa Jonas. A volte sto in silenzio per un sacco di tempo. Poi è arrivata un'altra bambina, che sarebbe Lotta.
Lei il papà la chiama Frastornina, ma non so perché. La mamma ci chiama Jonas, Maria e Lotta, che sono i nostri nomi veri. Però a volte dice Mia Maria e lo fanno anche Jonas e Lotta. Abitiamo in una casa gialla lungo una stradina che si chiama Via dei Vasai. Può darsi che una volta ci abitassero dei vasai, ma adesso ci stanno solo dei gran combina guai, dice il papà. Meglio se la ribattezziamo così, Via dei combina guai. A Lotta fa rabbia non essere grande come Jonas e me. Noi due ci lasciano andare fino in piazza da soli e invece lei no. Il sabato andiamo a comprare le caramelle al mercato, però le portiamo sempre anche a Lotta, per forza. Una volta, un sabato, pioveva tanto, ma tanto forte, che quasi non si poteva andare in piazza. Ma abbiamo preso l'ombrello grande del papà e ci siamo andati lo stesso e abbiamo comprato un sacchetto di caramelle rosse. Tornando a casa, insieme, sotto l'ombrello, abbiamo mangiato le caramelle e ci siamo divertiti un mondo. Lotta, invece, con tutta quella pioggia, non poteva neanche uscire in giardino. «A cosa serve la pioggia, poi?» ha brontolato. «Serve a far crescere la segale e le patate, così poi noi possiamo mangiarle!» ha risposto la mamma. «E allora, per chi piove anche in piazza?» ha chiesto Jonas. «Per far crescere le caramelle?» La mamma si è messa a ridere. Quando siamo andati a letto la sera, Jonas mi ha detto: «Ehi, Mia Maria, facciamo che la prossima volta che andiamo dai nonni, invece che piantare le carote nell'orto, ci piantiamo le caramelle, che sono molto più buone!» «Sì, anche se ai denti fanno meglio le carote», ho risposto. «Comunque possiamo bagnarle con il mio annaffiatoio verde, le caramelle intendo». Pensare al mio annaffiatoio verde in campagna dai nonni mi faceva sentire tutta contenta. Lo tengo in cantina, su una mensola. D'estate siamo sempre dei nonni materni. E indovinate cosa ha fatto una volta Lotta in campagna? Dietro la stalla c'è un grosso letamaio, dove il vecchio Jonasson va a prendere il letame per spargerlo sui campi, così tutto cresce per bene. «A cosa serve il letame?» ha chiesto Lotta, e il papà ha risposto che faceva crescere meglio tutto quanto. «E poi ci vuole anche la pioggia», ha detto lei, perché si ricordava quello che le aveva spiegato la mamma quel sabato che era piovuto tanto. «Proprio così», ha detto il papà. Nel pomeriggio si è messo a piovere. «Ehi, ma qualcuno ha visto Lotta?» ha chiesto il papà. Ma noi non la vedevamo da un po' e ci siamo messi a cercarla. Prima abbiamo frugato tutta la casa e gli sgabuzzini, ma niente. Lotta non era da nessuna parte. Il papà si è preoccupato perché aveva promesso alla mamma di tenerla d'occhio. Alla fine siamo usciti a cercarla tutti e tre, nella stalla, nel fienile e dappertutto. E poi siamo andati dietro la stalla e pensa un po'? Lotta era lì, sotto la pioggia, in mezzo al letamaio, tutta bagnata. «Ma Lotta, piccola mia, ma perché ti sei messa lì?» E lei si è messa a piangere e ha detto: «Per crescere e diventare grande come Jonas e Mia Maria!» Mamma mia, che poppante di una sorella! Giochi dalla mattina alla sera. Io e Jonas giochiamo e giochiamo e giochiamo dalla mattina alla sera, proprio così. E quando sono giochi che può fare pure Lotta, lasciamo partecipare anche lei. Ma a volte giochiamo ai pirati e allora ci dà solo fastidio perché non fa altro che cadere dal tavolo che usiamo come nave. Lei però si mette a strillare e vuole giocare lo stesso. L'altro giorno, mentre facevamo i pirati e non ci lasciava stare, Jonas le ha detto: «Ma tu lo sai come si fa a giocare i pirati, Lotta?» «Si sta in piedi sul tavolo e si salta si è pirati», ha risposto lei. «Sì, però c'è un altro modo che è molto più bello. Ci si mette distesi sotto il letto,
completamente immobili. Perché? Ha chiesto Lotta. Si fa così, si sta fermi e si è pirati e per tutto il tempo si dice a voce bassa: mi pa po la pa pa, mi pa po la pa pa, mi pa po la pa. Alla fine Lotta si è convinta e si è infilata sotto il letto e ha cominciato a ripetere: mi pa po la pa pa, mi pa po la pa pa, mi pa po la pa pa. E io e Jonas siamo saliti sul tavolo della cameretta e siamo partiti a vele spiegate sul mare. Beh, insomma, per finta naturalmente. Lotta è rimasta per tutto il tempo sotto il letto a dire «mi pappo la pappa» ed era quasi più divertente guardare lei che giocare ai pirati. «Quanto tempo rimangono i pirati sotto il letto a dire «mi pappo la pappa»?» ha chiesto alla fine. «Fino a Natale!» ha risposto Jonas. Allora Lotta è uscita. Si è alzata in piedi e ha detto: «Non voglio più fare il pirata, perché i pirati sono sciocchi!» A volte però, quando si gioca, Lotta può servire. Io e Jonas ogni tanto facciamo che eravamo angeli. E siccome siamo angeli custodi, ci serve qualcuno da custodire. E quindi custodiamo Lotta. La facciamo stendere sul letto, ci mettiamo di fianco, agitiamo le braccia e facciamo finta che siano le ali che battiamo e poi voliamo avanti e indietro. Ma Lotta non lo trova divertente perché le tocca sempre stare distesa. E a pensarci bene, per lei è quasi la stessa cosa di quando gioca al pirata. A parte il fatto che in quel caso sta sotto il letto e dice «mi pappo la pappa», ma per il resto è uguale. Giochiamo anche all'ospedale. Jonas è il dottore e io l'infermiera e Lotta la bambina a letto malata. «Non voglio stare a letto!» ha dichiarato l'ultima volta che volevamo farle fare la bambina malata. «Voglio essere il dottore e mettere il cucchiaio in gola a mia Maria!» «Ma non puoi fare il dottore!» ha risposto Jonas. «Perché non sai scrivere le proscrizioni!» «Cos'è che non so scrivere?» «Ma dai, lo sai, le proscrizioni! Quei fogli che scrive il dottore quando spiega come curare i bambini malati!» Jonas sa scrivere in stampatello, anche se non va ancora a scuola, e sa anche leggere. Alla fine siamo riusciti a metterla a letto e a farle fare la bambina malata, anche se non voleva. «Allora, vediamo un po' come va qui», ha detto Jonas facendo la voce uguale a quella del dottore che viene da noi quando siamo malati e abbiamo il morbillo. «Mi pappo la pappa, mi pappo la pappa, mi pappo la pappa», ha detto Lotta. «Sto giocando ai pirati», ha spiegato poi. «Uffa, ma sei proprio stupida! Smettila, altrimenti non giochi più!» E allora Lotta ha fatto la bambina malata e le abbiamo medicato il braccio e Jonas le ha appoggiato sul petto un grosso rotolo di spago e ha sentito che era molto malata nel petto e le ha messo un cucchiaio in gola e ha visto che era malata anche lì. «Adesso devo farle la puntura!» ha detto, perché una volta che era malato lui, il dottore gliel'aveva fatta una nel braccio per farlo guarire e per questo voleva farla a Lotta. E così abbiamo preso un ago da rammendo e abbiamo fatto finta che fosse una di quelle siringhe da dottori. Ma Lotta non voleva, si è messa a scalciare e strillava: «No, non potete puntarmi dentro il braccio!» «Ma dai, sciocchina, è per finta, no? Mica ti pungiamo davvero, ci arrivi anche tu!» «Beh, io non voglio, e basta!» E così non abbiamo più potuto giocare all'ospedale. «Beh, comunque almeno la proscrizione la devo fare!» ha stabilito Jonas e poi si è seduto al tavolino e ha preso la matita azzurra e un foglio. Scriveva a stampatello, ma io non riuscivo a leggere. «La bambina ammalata bisogna curarla bene, punturare
la bambina ammalata, dottor Jonas Malm. Io e Jonas ci divertiamo a giocare all'ospedale, invece Lotta no. Caspita, che storie ragazzi, che guai! E che caratterino la nostra Lotta! Io mi sono già affezionato, non so voi. Ma per oggi ci fermiamo qui. Ovviamente questa storia è solo congelata fino a domani sera, quando riprenderemo con lo stesso entusiasmo, anzi anche di più. Sì, perché devo farvi una confessione, questo è il quarto d'ora più divertente della giornata. Non che le restanti 23 ore e 45 minuti siano noiose, ma nella mia classifica personale questo momento è il più elettrizzante. Tra i mille divertimenti sfrenati della giornata, la vostra compagnia è la cosa che mi piace di più. Quindi, a domani. E chi non ci segue è un combina noia. Buonanotte a voi e a John. La scuola è accesa. Scuola accesa, senza banchi e quaderni, con i mezzi più moderni. La scuola accesa, la scuola accesa, e anche se siamo lontani, in realtà siamo vicini. La scuola accesa.